Dopo il grido d'allarme lanciato dal presidente del Tribunale Roberto Riggio, che ha pubblicamente denunciato i rischi derivanti dai voti di organico, la politica prova a fare sentire la sua voce per trovare una soluzione a un problema diventato ormai endemico. Il Tribunale di Gela vive una condizione difficile a causa della carenza non solo di magistrati, ma anche di personale amministrativo. Al suo interno sono in forza infatti 32 impiegati effettivi a fronte dei 42 previsti dalla pianta organica ed un solo funzionario su 5, peraltro prossimo al trasferimento. Una situazione che rischia di compromettere l'attività del principale presidio di giustizia e legalità in un territorio complesso che purtroppo è ai primi posti a livello nazionale per tasso di criminalità. Per questo motivo Giuseppe Rancio, parlamentare regionale del PD, ha presentato un'interrogazione per chiedere al presidente della regione Nello Musumeci di intraprendere tutte le iniziative necessarie con il Ministero della Giustizia al fine di risolvere i gravi problemi di personale del Tribunale di Gela. Abbiamo raccolto questo grido d'allarme del Presidente del Tribunale. Le figure istituzionali non potevano restare indifferenti rispetto a questo problema che riteniamo importantissimo. Il Tribunale ha un ruolo molto delicato in una città complessa, dove sicuramente non siamo ai primi posti per regolarità. Noi abbiamo diverse problematiche, quindi occorre che questo presidio di legalità nel nostro territorio sia nella possibilità di lavorare al meglio. Quindi per questo io, attraverso lo strumento dell'interrogazione, mi sono rivolto al Presidente della Regione perché si attivi, perché lui è un parigrado del Ministro della Giustizia, si attivi per cercare di risolvere queste problematiche che noi riteniamo che siano primarie. E questo l'abbiamo fatto anche nel passato, quando c'è stata la necessità di stimolare le istituzioni per la nomina del Presidente del Tribunale, ricordiamoci anche questo. E poi l'interrogazione l'ho girata anche al Presidente della Commissione Antimafia e anche lui è convenuto che tutti coloro i quali hanno livello istituzionale intervengano per cercare di risolvere questa problematica. Quindi c'è stata, diciamo, dopo questa mia interrogazione, una certa sensibilità, diciamo, per cercare di andare oltre e finalmente risolvere questa carenza enorme di personale, sia di magistrati che amministrativi. Presidente del Tribunale sottolinea che il 75% dei magistrati di nuova nomina che arrivano a Gela chiedono immediatamente il trasferimento. I concorsi per i medici spesso vanno deserti. Che cosa sta succedendo a questo territorio? Questo territorio io lo chiamo la periferia dell'impero, specialmente nella sanità, e vedo che anche nella giustizia è la stessa cosa, che vedono questa città non come punto di arrivo, ma come punto di transizione. O addirittura chi viene è perché è costretto a venire. I medici, che ce ne sono pochi, hanno la possibilità di scegliere, spesso scelgono altre situazioni dove non debbono avere un sovraccarico di lavoro, un sovraccarico di reperibilità, un sovraccarico di straordinari, perché qui, essendo la carenza che va in certi reparti, va oltre il 70%, quindi ci immaginiamo le difficoltà che incontrano i miei colleghi a tenere aperto un reparto o per cercare di renderlo funzionale nel migliore dei modi possibili, perché noi qui viviamo situazioni drammatiche. Non c'è una difficoltà a fare bandi o a fare concorsi, perché addirittura oggi si stanno facendo i concorsi proprio per il Vittorio Emanuele, cioè ad hoc, così non ci sarà chi potrà dire vado da un'altra parte e scelgo un'altra città. Lì vedremo se praticamente ci sarà qualcuno che vorrà venire.